che cos'è Pluridoc e a cosa serve? Allora, Plurimedia da tempo ormai sviluppa, come alcuni di voi sapranno, soluzioni applicative per il web. In particolare noi sviluppiamo applicazioni applicative cloud basate su OpenShift e, per essere più precisi, applicazioni multi-cloud, cioè applicazioni che possono essere poi instradate sul cloud IBM, sul cloud di AWS o sul cloud anche di altri enti certificati. Dunque, applicazioni cloud native è un po' il lavoro che noi facciamo, è una delle cose che noi amiamo fare, cioè sviluppare soluzioni applicative cloud moderne che fanno uso delle tecnologie più innovative. Nell'ambito di questo contesto abbiamo sviluppato un'applicazione, appunto, denominata Pluridoc, che è un'applicazione che serve per gestire e condividere informazioni via web. È a tutti gli effetti un database documentale ed è un sistema che consente di fare sharing, di fare condivisione di documenti con persone chiaramente titolate ad accedere a determinati documenti. È un'applicazione molto flessibile che si applica, può essere applicata in diversi contesti. È dunque un'applicazione di file sharing, come ce ne sono tante, ma una delle cose che forse caratterizza meglio Pluridoc è proprio il fatto che Pluridoc è molto orientato a fornire all'ente che governa Pluridoc un monitoraggio molto preciso e attento di chi fa cosa all'interno della piattaforma, chi condivide cosa, chi ha letto quale documento, e chi avvisa chi altro perché magari ha condiviso documenti e così via. Dunque, un'applicazione cloud per il web fatta apposta per fare condivisione documentale. Maurizio, detto del che cosa e a cosa serve, perché questa soluzione può essere veramente decisiva in questa fase, anche e soprattutto per la pubblica amministrazione locale, per i comuni? Allora, sicuramente uno degli aspetti più importanti e interessanti di Pluridoc è che, a differenza di altre soluzioni simili, che sono soluzioni prevalentemente che arrivano da corporation americane, sono soluzioni quelle dove non c'è la flessibilità, non c'è la possibilità di adattare queste applicazioni qua di file sharing a dare realtà specifiche come possono essere quelle di un piccolo comune o di una provincia. Mentre Pluridoc consente di personalizzare la soluzione aggiungendo nuove funzionalità. Questa è una cosa possibile ed è una cosa che caratterizza Pluridoc la rende un po' unica in questo contesto. L'altro aspetto che trovo prezioso è sicuramente il fatto del prezzo, cioè essendo ovviamente una realtà Pluridoc essendo un applicativo sviluppato da noi, Plurimedia, che siamo una società italiana, i costi chiaramente di questa applicazione per il comune sono decisamente molto più bassi rispetto a quelli che possono essere per le altre piattaforme. Certo. L'altra cosa poi che rende Pluridoc utile e sicuramente preziosa per la pubblica amministrazione locale è il fatto che Pluridoc è stato certificato all'interno del marketplace Agid per i servizi cloud della pubblica amministrazione. Cioè se l'ente accede alla piattaforma Agid dove vengono esposti tutti i servizi cloud per la PA, trova Pluridoc.